Se stai cercando una lampada frontale per i tuoi trail, per i tuoi trekking, per le tue camminate, con tanta potenza e al giusto prezzo, sei nel video giusto. Ciao, sono Luca e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parleremo di lampade frontali, oggi parleremo di Evadict On Trail 900, la lampada frontale da trail di casa Decathlon. Una lampada frontale da 900 lumen al giusto prezzo, 49,99 euro. Voglio sottolineare che questa lampada frontale mi è stata fornita dai ragazzi di Decathlon Italia, di Decathlon Padova, per poterla testare per voi. Non vengo pagato in alcun modo per fare questa recensione, ma dirò solo quello che ho provato sulla mia pelle, anzi sulla mia testa. Evadict On Trail 900, una lampada frontale con tre potenze, 100, 300 e 900 lumen, venduta a 49,99 euro presso gli store Decathlon e anche online. Viene dichiarata un'autonomia che può arrivare fino a 9 ore per i 100 lumen, 3 ore e mezza per i 300 lumen e 2 ore e mezza alla massima potenza, 900 lumens. Qui è necessario un asterisco e dopo vi spiego perché. La profondità di visibilità ovviamente varia a seconda dei lumen. Con 100 lumen arriviamo a 50 metri, per passare gli 85 metri dei 300 lumen fino ai 150 metri dei 900 lumen. È fornita di una batteria ricaricabile al litio da 3500 mAh prodotta da Samsung. Una batteria ricaricabile, staccabile e ricaricabile separatamente dal corpo luminoso. La batteria si trova anche come ricambio, quindi nessuno ci vieta di comprarne due ed avere sempre quella carica nel nostro zaino. Il peso dichiarato, ma anche quello che ho testato sulla mia bilancia, è di 139 grammi e viene dichiarato come un perfetto equilibrio tra peso frontale e peso posteriore. Ovviamente lo strap intorno alla testa è regolabile e ovviamente la lampada è certificata IPX4, quindi resistente alle intemperie e alla pioggia. Ma passiamo ora alle mie considerazioni dopo alcuni mesi di test e di prove. Parto subito dal peso. Una volta in testa non si sente assolutamente. Io la utilizzo solitamente con il cappellino girato al contrario o con un buff utilizzato sulla testa per evitare che col sudore si muova, per evitare che mi faccia delle abrasioni e per evitare anche di stringerla troppo e farmi dar fastidio. Quindi questo può essere il primo consiglio. Comodissima, ma metteteci qualcosa sotto. Questo vale per tutte le lampade frontali. L'ho utilizzata alla massima potenza, l'ho utilizzata a 350 lumen e l'ho utilizzata anche a 100 lumen. I 100 lumen li ho utilizzati soprattutto quando mi allenavo su asfalto la sera oppure sui colli nel momento in cui la luce ambientale comunque mi supportava lo stesso. I 350 lumen sono ideali per fare qualsiasi cosa. I 900 lumen sono un'esagerazione, una potenza infinita, profondità esagerata. Io la uso soprattutto nei passaggi tecnici dove c'è bisogno veramente di vedere qualsiasi piccola pietruzza davanti ai nostri piedi. Ho potuto verificare l'effettiva durata della lampada On Trail 900 by Evadict di Decathlon. A 100 lumen non sono mai riuscito a finirla completamente in un'unica uscita. 9 ore non sono la mia portata. L'ho utilizzata alla massima potenza e l'asterisco che vi dicevo prima, attenzione, 2 ore e 50 sono alla massima potenza, ma in 2 ore e 50 piano piano la potenza arriva a 350 lumen. Questo soprattutto per evitare qualsiasi tipo di surriscaldamento della lampada frontale. È vero, ha una protezione in plastica esterno al faretto, ma i tecnici Evadict e Decathlon hanno preferito utilizzare questo stratagemma per evitare di surriscaldare troppo la lampada frontale. Devo anche essere sincero, 900 lumen si utilizzano in pochissimi momenti e in pochissime occasioni. L'illuminazione di profondità è veramente importante. Con i 100 lumen l'illuminazione è un po' prossimale, con i 350 lumen abbiamo una visuale prossimale ma anche di profondità. Con i 900 lumen illuminiamo a giorno tutto il bosco, anzi a volte diamo anche fastidio a chi corre con noi. L'ho testata anche sotto la pioggia e devo dirvi che non c'è nessun problema. Ma soprattutto vi devo dire che la cosa più bella di questa lampada è la manutenzione. Primo, posso staccare la batteria e ricaricarla o con un power bank nello zaino oppure alla presa di corrente con una normalissima presa USB. Dietro ha dei LED che segnalano la batteria residua e quando si accende l'ultima lucetta ricordatevi che avete ancora un'ora a 100 lumen, molto importante. Nel retro della scatola vengono riportati tutti i grafici che vi possono dare una mano per capire effettivamente quanto dura e che luminosità avrete a disposizione in base alle tacchette indicate sulla batteria. Altra cosa comodissima e fondamentale è poter lavare la fascia, perché ovviamente in testa si impregna di sudore. È facilissimo staccare la luce e mettere a lavare
anche in lavatrice o semplicemente sciacquarla sotto il rubinetto, l'elastico. Il ciclo di ricarica è molto veloce, la batteria Samsung è una potenza e sicuramente molto affidabile, fino ad oggi non mi ha fatto alcuno scherzetto. E devo dirvi che la scelta di prendere un partner di batterie come Samsung secondo me è vincente. Il selettore è una rotella sulla destra, uno scatto in avanti 100 lumen, due scatti 300 lumen, tre scatti 900 lumen e la regolazione è completamente libera, quindi si può decidere l'inclinazione del fascio luminoso. Questo è un pro, ma per me è stato un po' un contro, perché soprattutto all'inizio, quando non conoscevo bene la lampada e non sapevo a che lumen stavo correndo, mi è capitato di portarla in avanti perché avevo bisogno di maggior luminosità e invece ho buttato in giù il faretto, illuminandomi i piedi e non il sentiero, quindi attenzione. Pensavo che la mancanza dell'elastico centrale nella parte superiore fosse un problema, invece non si sente assolutamente, né la necessità né la mancanza. Il peso è veramente ben bilanciato. Io ho sempre usato lampade frontali con il corpo batteria e il corpo luminoso tutto davanti. Questo è perfettamente equilibrato. Manca una luce posteriore, che viene utilizzata di più su asfalto, è vero, ma anche sui trail, se arriva una bicicletta di sera, è meglio avere una lucina dietro. C'è un aggeggino di Decathlon che attacco dietro, costa 9,99€ e non ha neanche la batteria. Cosa aggiungere? Sono soddisfatto di questa lampada frontale? Assolutamente sì. Io utilizzo anche degli altri marchi, ben più blasonati, ma questa lampada Evadic by Decathlon On Trail 900 non ha nulla da invidiare ai marchi più famosi. Anzi, forse loro hanno da invidiare il prezzo. 900 lumen sono veramente tanti, forse troppi. Diciamo che potevano arrivare a 600 e dare una durata maggiore alla massima potenza. La durata dichiarata è effettiva. È ovvio che se noi lavoriamo a 900 lumen per un'ora, poi non possiamo pretendere che i 300 lumen durino come dichiarato dalla casa produttrice. Però attenzione ragazzi, stiamo parlando veramente di una luminosità esagerata. Quindi, promossa a pieni voti questa lampada frontale Evadic by Decathlon, in descrizione vi lascio il link diretto al loro sito per poter andare a vedere le caratteristiche e per spulciare fra tutti i test, i video, le recensioni, anche perché forse mi sono dimenticato qualcosa. Nel frattempo mi raccomando, andate a correre, divertitevi e alla prossima!